CEV Champions League 2016-2017. Le Final Four di pallavolo si disputeranno quest'anno al Pala Lottomatica di Roma il 29 e il 30 aprile. Alla conferenza stampa di presentazione dell'evento, ospite d'eccezione, l'opposto della nazionale italiana Ivan Zaitsev, in rappresentanza della SIR Siccoma Colussi Perugia, squadra organizzatrice della manifestazione. Questa competizione si vince beccando due partite solide dal punto di vista tecnico e dal punto di vista mentale. Ci aspetteranno due partite, la semifinale soprattutto il 29 di aprile contro sicuramente una squadra italiana, una tra Civitanova e Modena, e quindi sarà praticamente derby qui a Roma, nella città dove vivo, che amo e che sicuramente ci accoglierà con un grandissimo calore, e quindi sicuramente ci faremo trovare pronti per quella gara unica, che sarà la gara unica per noi, e poi se arriverà alla finale, bene. Dopo 6 anni il torneo torna nella capitale, con ben 2 squadre italiane su 4 in lizza per la vittoria finale. Roma ha bisogno di questi appuntamenti nella pallavolo e non solo in questo sport. Sarà un successo, a prescindere dal risultato sportivo, perché in questo senso Roma la pallavolo non l'ha mai tradita. L'impianto lo conosciamo, una storia alle spalle impressionante, e poi perché insomma dà una continuità a quello che è una storia di tradizione di grandi eventi, che in modo particolare a pallavolo ha regalato anche non solo negli ultimi anni grandi soddisfazioni. La squadra perugina sta lottando su più fronti in questa stagione, grazie ad una società che ha investito molto. La Champions League sarebbe la ciliegina sulla torta. Giocare in casa, diciamo, può avere un vantaggio, però abbiamo visto che se uno è forte vince fuori casa che non in casa. Quindi diciamo l'idea è quella di fare bella figura intanto come organizzatori. Io penso che domani, quando sarà finita la manifestazione, sarà uno staff migliore. La formazione allenata da Lorenzo Bernardi finora non è mai riuscita ad aggiudicarsi la Coppa. In generale un'italiana non la vince dal 2011. La Champions League abbiamo avuto la fortuna e il grande vantaggio che il presidente ci ha fatto, questo regalo immenso nell'organizzare la Final Four qui in Italia con la partnership di DHL, e cercheremo di sfruttarla nel miglior modo possibile. È chiaro che una semifinale tutta italiana non è assolutamente una cosa semplice, questo lo sappiamo. Però quando arrivi in fondo è chiaro che le prime 4 della Champions League sono obbligatoriamente dei top team, e quindi partite molto molto difficili. Disputare le Final Four in casa dà sicuramente grandi stimoli. Vincere davanti ai propri tifosi avrebbe un sapore davvero speciale.